posso dire che a me capitano sempre i giochi più strani del mondo? Oggi farò un gioco che secondo me è fighissimo, che però non ho mai provato, quindi non so come si gioca, non so come funziona, non so cosa succederà, ma so solo che siamo dei piccoli cagnolini che devono nascere e io devo farli vivere e creare una vita con questi cagnolini bellissimi. Io adoro i cani, quindi vediamo. Allora, in questo momento, come vedete, siamo dei cagnolini piccolissimi. Chissà che razza sono. Oh, io vorrei essere un golden retriever, io li adoro. Vediamo. Quanto ci metto? Vabbè. Clicchiamo per far crescere il nostro piccolo cagnolino. Piccolo. Ragazzi, l'avete visto? Si è trasformato. Non è più quel vermiciattolo. È un cagnolino piccolissimo. Secondo me questo è un Labrador. È un Labrador. Ah, dobbiamo scegliere se è maschio o femmina. Finalmente, almeno un gioco che mi fa scegliere. Beh, femmina. Femmina. Voglio una cagnolina bellissima e dolcissima. Posso dire che non so... che razza è? Però è carina. Anzi, io vorrei dargli un nome. Scusa, non posso? Allora, questa è la sua famiglia. Ah, devo scegliere la famiglia. Oh, è difficile. Non lo so. Ah, Smith o Miller? Ragazzi, che ne so, andiamo dalla famiglia Smith. Balletto. E comunque è dalla famiglia mia, no Smith, dovevi andare, piccolo cane. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correre per prendere le ossa. Ah! Siamo arrivati a 3 mesi. Il mio cagnolino è 3 mesi, ma che carino, mamma mia. Comunque, vediamo un po', è in casa e questo dovrebbe essere mio papà. Dobbiamo scegliere se fare la pipì su mio papà o farla in giardino. Ma sapete che vi dico? Io farò la pipì su mio papà. Pipì papà. Facciamogli una foto che sta facendo pipì. Mio papà. Oh, mi sta rincorrendo. Nasconditi il cagnolino. Ma e poi scusate, io ancora non ho dato il nome al cane. Ma com'è possibile? Come si chiama questo cane? Nessuno me lo dice. Vabbè, continuiamo la nostra corsa verso... Aiuto. Ah, verso i... Ah, ok, non sapevo più come si giocava. Ok, ci siamo verso i 9 mesi? Di già! Ma come è possibile? Vabbè, ok. Andiamo, allora, ci sono mamma e papà. Forse papà gli sta per fare la proposta di matrimonio. Vabbè, lasciamoli soli, andiamo via, piccolo cane, dai. Forza. Perfetto. Ma è gigante, non è più piccolo, scusate. 2 minuti fa quel cane era piccolo così e ora è più grande di me. Come ha fatto? Vabbè, non facciamoci domande. Andiamo, continuiamo. Ora arriverò tipo a 12 mesi. Che cos'è questo? Che cos'era? Qualcosa che volava a forma di... Siamo cresciuti! Siete diventati grandi! Piccolo cane, mi dispiace, lo so! Eri carino più da piccolo che ora! Aspettate un attimo. Io ho una domanda. Ma se il cane cresce, arriverà a un punto dove... Morirà? Spero di no, ragazzi, perché se no mi metto a piangere. Mi metto proprio a piangere. Allora, lo sapevo. I soliti bulli. In ogni gioco c'è un bullo. Gioco bullo. Dobbiamo proteggere il nostro padrone. Avete visto? Avete visto cosa ha fatto il mio cane? Ha fatto wata. A tutti. Sì, è proprio un bravo cane. E ora glielo do io il nome, visto che nessuno me l'ha fatto scegliere. Lo chiamerò... No, la chiamerò perché è femmina. Patrizia, perfetto. Andiamo, Patrizia. Muoviamoci. Che cosa sono tutte queste cose? Muoviamoci, Patrizia. Aspettate. Come fanno ad esserci altri cani sul percorso? Vabbè, non facciamoci domande. Non voglio vedere nessun video, quindi non mi far vedere nessun video. Andatevene, bravi. Ecco. Andiamo verso... Ora 1 anno e 3 mesi, questo cagnolone, mamma mia. Ma vediamo che cos'è questo, scusate. Ma questa è la sua casa? E che cosa dovrei fare io? La posso upgradare. Beh, sì, ovvio. Mettiamo questo. Ma mettiamo anche una cosa del genere. Poi questo, sì, ma spendiamo tutti i soldi. Questo è gratis, se guardo un video. Mi sono fregata da sola. Vabbè, comunque non abbiamo più soldi, quindi direi di tornare indietro e continuare il nostro percorso vitale. Allora, siamo dal veterinario, un brutto posto. I miei gatti odiano il veterinario, però
dobbiamo farci una visita, quindi giusto, quella siringa è gigante, è gigante, è gigante, poverina Patrizia. Cosa facciamo? No, facciamola stare calma. Deve stare calma perché magari la puntura gli può servire per farla stare bene. Anzi, facciamo. Non ho fatto in tempo a fare la foto. Volevo fare la foto che era dal veterinario, come ricordo. Vabbè, ok, ok, vabbè, continuiamo avanti. Dopo devo ricordarmi di fargli la foto. Ma quello è un regalo! È un regalo bellissimo, è tutto mio. Bau bau. Bau bau, micio micio. Dammi il regalo. No, non lo prenderò perché non voglio guardare un altro video in tutta la mia vita. Quindi andiamo avanti. Facciamo il nostro percorso bellissimo. Wow, 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 wow. Quindi ora siamo a 1 anno e 6 mesi. Patrizia, sei così grande. Mi ricordo i vecchi tempi quando eri così. 8 minuti fa. Vabbè, comunque andiamo. Patrizia, che cosa stai facendo? Dobbiamo scegliere se togliere la tenda o il... ragazzi, non lo dite a nessuno, ma io faccio uno scherzo a mio papà. Gli tolgo l'asciugamano. Vediamo, spero... Ho fatto cadere tutti! No, mi sarei dimenticata di fare la foto! Scusate, ma è successo tutto così in fretta, non me l'aspettavo. Gli ha tolto tutto, ho fatto cadere tutti. Vabbè, dopo me lo devo ricordare, mi devo ricordare di fare le foto, perché sennò non avremo nessun ricordo con il nostro cagnolino, Patrizia. Ah, vabbè, andiamo verso 1 anno e 9 mesi, quasi 2 anni, che riescono così in fretta. Allora, c'è papà che ci chiede di andarli a prendere da bere. Quindi Patrizia giustamente va al frigo, come se... cioè, Patrizia capisce tutto. Capisce tutto, lei va e gli dicono di andare a prendere la bella. Anch'io voglio un cane così. Vabbè, prendiamo del latte. Il latte, vediamo. Portiamolo a papà. La foto, la foto. L'ho fatta, l'ho fatta. Che cosa sta facendo papà? È triste? Non lo so, non lo so, però papà ha bevuto il latte che gli ha portato. Sono una brava cagnolina. Sono bravissima, sì sì sì. Ormai sono io il cane. Io non sono più un umano, sono un cane. Prendiamo questo osso. Osso, osso per osso. 2 anni. Ah, ah, mi hanno fatto la torta di compleanno. Mi chiedono cosa voglio per regalo. La spa. Sì. Oh, la foto, la foto. È bellissima questa, guardate come sta. Cioè, ha i cetriolini sopra gli occhi, sta così. Anch'io vorrei fare la spa ai miei gattini, ma loro non ce la farebbero mai fare. Patrizia è un cane viziato, secondo me. Sì, sì. So che Patrizia non è proprio un nome da cane, però mi faceva troppo ridere per un cane. Quindi la chiameremo così. Mi dispiace, ragazzi. Allora, vediamo verso 2 anni e 3 mesi. Wow! Ma non c'è che cresce? Vabbè, comunque. Cosa devo fare? La foto? Facciamo la foto? L'ho fatta? Ah, devo andare a prendere... Ok, l'osso, ci sono quasi, ci sono quasi! Ma io ho una domanda, ma se salgo sulla giostra, la fa? Che cosa è successo? È morto? È morta Patrizia, guardate! Cade per terra! Perché cade per terra? Non facciamoci domande, torniamo dal padrone, abbiamo riportato l'osso, ma comprovi... Balletto, 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 sì, sì, sì! Continuiamo, andiamo avanti! No, 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 no! Prima devo upgradare la... Regalo, regalo, aspettate, aspettate! Vediamo che regalo c'è... Ah, ma tanto per prendere il regalo devo per forza guardare un video! È bellissimo questo taco, scane! Oh oh, no, non lo prenderemo, mi dispiace ragazzi, non lo guarderò un altro video, non prendo il taco scane, non prendo il cane Carotas e guardiamo, no, e andiamo ad andiamo a fare l'upgrade della nostra casetta. Allora, cosa aggiungia? Voglio aggiungere una decorazione, ok, e poi il gioco, ok, bello, sì, perfetto, ora, che cosa ho fatto? Ah, la casa è cambiata, sì, molto carina. Ora però dobbiamo continuare. Vediamo un po'. Ah, il papà dice che andranno in vacanza di preparare le valigie. Faccio la foto intanto. Sempre il balletto. La famiglia Smith è famosa per i balletti. Ora ballerò anch'io ogni volta mi succederà qualcosa. Ah, mettiamo in valigia l'osso. Perfetto, poi mettiamo la ciotola. Poi mettiamo una corda. Valigia pronta. Guardate che carino, vorrei fare la foto. Mamma mia, sull'aereo, Patrizia. Ciao, buon viaggio. Buona vacanza. Anch'io vorrei tanto andare in vacanza. Posso venire anch'io con voi?
Non mi hanno nemmeno invitato. Che ingrati. Vabbè, ok. Ho capito, ora mi devo comprare un cane e andare in vacanza con lui. Non porto nemmeno Mati, andiamo solo io, il cane e basta. È in vacanza. Ecco. Mamma e papà stanno dormendo. Beh, mi sembra... Questo è un ladro! È un ladro! Oh, 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 oh! Patrizia! Svegliati, svegliati! Sì, 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 sei svegliata, meno male. Ladro arriva. Oh, no. Arriva. Beh, attacchiamo il ladro. Attaccalo, attaccalo, Patrizia, vai. Faccio anche la foto. Vai, che il ladro ha paura dei cani. Vai, vai, vai. Brava! Sì, gli ha tirato giù i pantaloni. Ladro in mutande, ladro furfante. Volevo fare la rima, ma non sono riuscita, quindi va bene così. Ok, perfetto. Basta! Oh, mi si aprono tutte queste pagine che io non voglio che si aprano. Allora, prendiamo gli ossetti. Prendiamo gli ossetti là. Siamo in vacanza! Finalmente! Vediamo. Scava una buca o prendi il sole. Beh, scava una buca. Assolutamente. Addosso ai genitori. Poi la devi scavare. Vai, che ti faccio la foto. Tutta la sabbia addosso ai genitori. Sì, brava. Brava, Patrizia. Fai così, ribellati. E ora devi sotterrare un osso. Eh sì. È così che si fa, ragazzi. Si scava una buca quando si è al mare. Chi di voi non ha mai scavato una buca? Io sempre. Io scavavo le buche giganti che ci potevi mettere dentro 7 persone e farle vivere, da quanto erano grosse. Sì, 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 mi chiamavano Mister Buca. No, non è vero, sto scherzando. Comunque, andiamo qua. Ah, possiamo decidere di... comprare un vestito a Patrizia. Beh, ragazzi, lo vedete anche voi, lo vedo solo io, il vestito di Spider-Man. È bellissimo, lo prendo. Basta. Ormai Patrizia è Patrizio Spider-Man. Maschio, abbiamo cambiato. Patrizio. Guardate quanto è carino Spider-Man. Spider-Man. Ma scusate, sono un attimo confusa. Ma quello è papà che sta tradendo mamma? Oh, sapete noi che facciamo? Noi siamo bravi cani e lo diciamo alla mamma. Lo diciamo? Sì, sì. Uh-huh. Faccio anche una foto per immortalare il momento. Mamma, vieni un attimo per favore. Ecco, andiamo. Seguimi. Guardate, guardate che succede ora. Mamma si è arrabbiata tantissimo. Papà, ti sta bene, ti sta bene. Non si fanno queste cose. Ma ora Patrizio ha 3 anni e 3 mesi. Quindi sapete che cosa succede? Secondo me deve fare il vaccino. Cioè un secondo vaccino minimo. I cani fanno un sacco di vaccini. Cioè io in realtà non lo so, però ok. Mamma e papà hanno preso un nuovo cane? Un nuovo cane? No, non vi bastavo più io? Ok. Sapete che vi dico? Io l'attacco. Lotta tra cani. Lotta, lotta. Perché io sono spider cane. No, poverino, ma sta piangendo. Ma io non volevo che piangesse, poverino. Forse non dovevo. Scusatemi, ragazzi, sono un po' cattiva. Ma scusate, i miei genitori mi hanno tradito. Io ero figlio unico. E poi hanno preso un altro cane. Significa che non mi vogliono più bene, secondo voi? Non lo so, vabbè, comunque andiamo avanti. Speriamo che non siano troppo arrabbiati con me, perché io non volevo aggredire. Vedete, vogliono più bene a me, a quel cane, che a me. Guardate quanto sono carino. Patrizio Spider-Man. Oh. Va bene, allora sapete che facciamo? Chiediamo le coccole. Ehi, mamma e papà, fatemi le coccole anche a me, per favore. Grazie mille, me le meritavo. Cioè, io ormai parlo per il cane. Vedete, io adoro così tanto gli animali che mi immedesimo in loro e ho preso la voce del cane. Io ormai sono il cane, non sono più Ninna, chiamatemi Canigna. Vabbè, comunque... Andiamo avanti, Spider, cane e Patrizio. No, vabbè, sono confusa ormai, gli ho dato troppi nomi a questo cane. Ragazzi, scusate. Andiamo al prossimo. A Natale! C'è un regalo anche per me, spero. Intanto ho fatto la foto, ovviamente. Ah, dobbiamo scegliere il regalo. Non scegliere il regalo sbagliato. Quello in mezzo, andiamo. Aprilo. Apri. Regalini per me, regalini. Un osso gigante! Era bellissimo, lo voglio anch'io l'osso gigante. Ma coccorino, se lo meritava. Era più grande di lei quell'osso.
Meno male che almeno i miei genitori mi vogliono ancora bene e mi fanno i regali giganti. Bravi, bravi. Comunque, siamo arrivati 4 anni e 3 mesi. Vediamo se possiamo fare un upgrade alla nostra casetta. Vediamo, che cosa mettiamo? Mettiamo una decorazione. Una piscina a forma di osso, bellissima, bellissima. Comunque, dobbiamo continuare a crescere sempre di più. Perché se ne va papà? Dove va? Papà? Papà? Dove vai? Papà? Ah, dobbiamo decidere se chiudere la porta o andare fuori. Beh, andiamo fuori. Facciamo una foto mentre esce. Andiamo fuori, così fa pipì. Ah, chi è questo? Dobbiamo decidere se dargli un bacio. Io darei un bacio a questo cane. Secondo me è un bel cane. Ma quando si danno una mano in bacio. Ma che amori che siete. Vi adoro, vi adoro. Troppo carini. Comunque ora dovresti tornare a casa, Patrizio Spider-Man, perché mamma non l'hai avvertita. È un po' pericoloso stare fuori così, insomma. E poi hai dato un bacio a uno sconosciuto. Non lo so, non lo so. Il tuo comportamento non mi sta piacendo molto. Vediamo un po'. Papà, sei tornato, perfetto. Ma che cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo... Mi sta insegnando a eseguire i suoi ordini. Ah, intanto facciamo una foto per prima che mi dimentico. Ora dormi. E si mette a dormire, ma che brava Patrizia. Brava, sì, applauso. Ho le mani occupate, quindi non posso fare un applauso vero. Però ok, ok. Intanto siamo a 4 anni e 6 mesi. Tantissimo ragazzi, è tantissimo. Ma che carina Patrizia Spider-Man. Anzi, sapete che vi dico, dopo gli compriamo anche un vestitino. Allora, è il cane di prima. È il cane di prima. Allora, Patrizia gli ha chiesto se vogliono andare a cena insieme. Facciamo un picnic, una cena a lume di candela. Beh, direi picnic, è più da cani. Sì, nel parco magari. Facciamo una foto intanto. Oh, che carini tutti vicini. Ora però voglio vedere il picnic. Mamma, mamma mia. Adorabili. Adorabili, mi viene da dire solo questo. Che carini, mamma mia. Sono una bellissima coppia. Certo, però ti devi vestire un po' meglio, Patrizia, per essere fidanzata. Ora ragazzi, ci penso io. Ora andiamo al negozio e compriamo qualche vestito carino. Vediamo un po'. Vestiti. Ma scusate, Patrizia è femmina, perché ha tutti i vestiti da maschio? Vabbè, nel dubbio compriamo questo da hot dog. Sì, capito? Hot dog, dog in inglese, cane. Sì, non fa più ridere ormai. L'ho già sentita tante volte questa. Aspettate un attimo, sono confusa. Allora, Patrizio stava con l'altro cane. L'altro cane ora non c'è più, c'è un altro bianco di cui è innamorata. Ora però c'è un terzo cane che in realtà è il quarto. Cioè, non sto capendo più niente. Queste sono cose strane che succedono tra cani. Comunque... Ah, dobbiamo scegliere se difendere il nostro uomo. Oppure andare via. Sapete che vi dico, io vado via perché non voglio vedere un video, quindi me ne va. Ops. Forse non doveva andare così. Ho sbagliato, ragazzi, sono stupida. Tanto ormai lo sapete, sono una stupidotta, non una falsacchiotta, una stupidotta. Vabbè, ormai Patrizia... Ma poi lei era fidanzata con un altro, non capisco cosa c'entrava. Cioè, non ho capito niente di questo livello, però va bene così. Andiamo avanti, facciamo l'ultimo livello. Vediamo cosa succede. Ah, devo trovare la pallina, sono bravissima anche questi giochi, vediamo. Ok, vai, mischia. Ok, questo qua, ora è lì, ora è qua. Ora... Ah! Mezzo, in me... Questa qua. Sì, sì, sono sicura. Un gioco da cagnolini, direi. Troppo facile per me. Troppo facile. Comunque, ragazzi, noi stiamo vivendo la nostra bellissima vita da cagnolini. Io vi aspetto nel prossimo episodio, dove sicuramente ci sposeremo con un altro cane. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!